In generale volevamo iniziare, anche se con qualche minuto di ritardo, ma questo è sempre previsto, e cominciamo a parlare appunto insieme a Gianluca dell'ultima pubblicazione che lo riguarda. Faccio la solita premessa per chi non ci conosce, anche se la platea è abbastanza, diciamo, varia rispetto a allievi ed ex allievi, però per chi non ci conosce, sono Salvo Di Marco della Scuola del Fumetto e della Grafimatter Cartoon. Appunto, come Grafimatter gestiamo la Scuola del Fumetto, che è a tutti gli effetti la sede di Palermo, di una scuola di Milano, appunto omonima. E da 10 anni circa siamo sul territorio per, diciamo, preparare e fare dei corsi di formazione rispetto a tutto quello che riguarda il disegno. Quindi facciamo corsi di fumetto, di illustrazione e anche di cartoni animati. In massima parte negli ultimi anni ci siamo occupati poi alla fine di fumetto e in qualche modo di illustrazione, perché li riteniamo abbastanza vicini come mondi, come mondo, e poi come studio continuiamo a realizzare cartoni animati e abbiamo realizzato anche dei corsi di cartoni animati che ci hanno permesso negli ultimi anni di realizzare prodotti a sé stanti per l'home video. L'ultima produzione appunto sono i Vespri Siciliani, o a collaborare a film come Pinocchio, che è uscito circa un mese fa, di cui noi ci siamo occupati solo della parte del disegno, dell'animazione di alcune parti del film, e soprattutto in massima parte di intercalazioni e clean up. Non mi dilungo perché giustamente voglio passare alla presentazione di Gianluca. Arriva Gianluca in quanto la scuola del fumetto, anche se lui ufficialmente non l'ha frequentata, ma ha frequentato il corso precedente, quello che si chiamava Arti Sequenziali, ancora aveva questo nome. Ci siamo conosciuti in quell'occasione, quindi in uno dei nostri primissimi corsi, e da lì è partita una carriera, per fortuna, che è quella che ha permesso a lui di andare avanti con il suo lavoro e arrivare ad oggi con questa e con altre pubblicazioni di cui vi parlerà dopo, e a noi di iniziare questa avventura della scuola, che per fortuna siamo qua ancora a portarla avanti, e diciamo, periodicamente ci prendiamo anche queste belle soddisfazioni, questi momenti di presentazione rispetto al mondo del fumetto in generale, che gira attorno a noi, attraverso i nostri docenti prima e per fortuna anche attraverso le presentazioni rispetto ai nostri allievi o ex allievi. Parto, diciamo, con questa premessa proprio perché diciamo, Gianluca, volevo che facesse almeno una presentazione di quello che è il suo percorso. Un po' vi ho detto come ci siamo conosciuti, che è il primo momento, è il primo contatto rispetto a quello che è la nostra conoscenza, ma anche quello che ha cominciato a fare lui con il fumetto, e arriviamo poi alle sue collaborazioni. Soprattutto in questa occasione parleremo un po' del mondo americano, diciamo, l'incontro si chiama appunto e si intitola rispetto alla carriera di Gianluca dalla Marvel alla DC Comics. Quindi parleremo anche e cercheremo di approfondire quelle che sono le differenze, se ci sono, fra l'una e l'altra casa editrice. Passo la parola subito a Gianluca, che appunto attraverso alcune slide che vedrete ci farà vedere le sue tavole, poi non parlo più, ve lo giuro. Vi volevo invitare subito dopo la presentazione a guardare le tavole originali di Gianluca, che sono qua ai due lati del tavolo, perché non c'è stata la possibilità di esporle, perché c'è un'altra mostra, come vedete, già in atto. Però Gianluca, avrei il piacere di farvi vedere anche, farvi toccare con mano le tavole originali, che sono rigorosamente fatte a mano. Ancora l'uso del computer per fortuna non c'è, per cui potete vedere direttamente qui le tavole originali. Va bene, ho finito. Buona presentazione.
Ciao a tutti, ormai ci conosciamo un po' tutti, ma sembra di essere a scuola. Allora ragazzi, oggi l'intento di questo incontro era più che altro quello di, come diceva già accennava Salvo, di fare un excursus su quello che è il mercato americano anche negli ultimi anni e la differenza che ci può essere tra la Marvel e la DC Comics allo stato attuale. Io ho iniziato appunto nel 2009, non voglio andare a ritroso troppo nel tempo, però diciamo che segno come punto di inizio il 2009, che è il punto in cui ho cominciato a lavorare con le case editrici americane. Prima ancora, diciamo, l'unica parentesi, il contatto con il mondo americano è stato X Campus, che era una piccola pubblicazione che ha avuto poi troppo seguito, troppo in ritardo, diciamo, in America, edito da Panini Comics e che vedeva dentro anche gente di Palermo, Marco Faia, Roberto Di Salvo e qualcun altro. Quindi quello è stato il primo contatto così molto sommario. Per poi passare, il vero primo contatto con la Marvel è stato nel 2009, quando, dopo una serie di provini che feci in maniera così libera, cioè non sotto una sceneggiatura, adesso un po' le cose in Marvel sono cambiate, nel senso che la trafila è diventata un po' più serrata e arrivare a pubblicare significa comunque avere alle spalle già un po' di pubblicazione di gavetta. Il 2009 già era un periodo in cui si dava maggiore credito anche a qualche esordiente. Fu appunto il mio caso, dove avevo preparato delle sequenze mute su Iron Fist e Silver Surfer, che erano due personaggi che io prediligevo molto, anche pur non conoscendo tutto l'universo Marvel, però sono stati due personaggi che mi hanno sempre un po' affascinato. Queste furono le prime sequenze che io presentai a un editor a Mantova nel 2009, su Iron Fist, Pugno di Ferro, dove sequenza muta, cioè nel senso che non c'era per forza bisogno del dialogo, della sceneggiatura per far capire quello che erano le tavole, almeno per me personalmente. Erano tavole che praticamente dovevano servire fondamentalmente a far vedere un po' quello che era la parte che io prediligevo dal punto di vista fumettistico, quindi un po' l'architettura, il fondale, l'utilizzo dello spazio e il dinamismo dei corpi, diciamo, in un certo senso. Queste furono appunto le prime sei tavole che realizzai appunto su Iron Fist. Sono tavole di preparazione, diciamo, perché poi il passo successivo cercò di mettere all'interno alcuni personaggi cardine di Iron Fist come Sabretooth, che ovviamente voi conoscerete, e qualcun altro. Sono matite e china, quindi inchiostrazione. Questo bastò a suo tempo per darmi la possibilità non tanto di fare un ulteriore provino, ma di partire subito sull'uomo ragno. Diciamo, questo è stato un po' il preambolo al lavoro in Marvel. Questa era una sequenza che fece invece su i Dark X-Men, che nel 2009 era appunto una serie che stava per partire, se non ricordo male, quindi misi insieme un po' di personaggi tra cui Namor, Bestia e altri, qualcosa anche su Thor. Questo per far vedere un po' qual è l'iter che solitamente uno fa prima di avvicinarsi a quello che è il mondo dei supereroi americani, principalmente Marvel, cioè quello di far vedere diversi personaggi, sono tutti in sequenza, perché quello che loro vogliono vedere appunto è la sequenza dell'immagine e come tu narri, non soltanto la singola illustrazione, che può essere fine a se stessa, però alla fine quello che loro devono far vedere e pubblicare è come tu racconti. Questa invece era appunto una sequenza su Silver Surfer. Ambientata appunto nel New York post Torri Gemelle. Per poi arrivare appunto a quello che è stato il primo lavoro americano appunto per la Marvel stessa, quindi parliamo appunto di Mr. Negative. Nello specifico appunto è stata una miniserie di tre numeri, dove il protagonista diciamo non era tanto l'uomo ragno quanto Mr. Negative come cattivo che faceva diciamo il capolino per la prima volta relativamente all'interno dell'universo Marvel. Mr. Negative era un personaggio, non so chi ha avuto modo di poter leggere qualche sua serie, appunto ambientato sempre nella New York diciamo malavitosa, ma orientale, che aveva il potere fondamentalmente di assorbire quello che era il potere
agli altri, togliergli diciamo la sua parte buona per poi restituirgli una parte cattiva, diciamo, in un certo senso. E quello ha capito appunto in quel caso l'uomo ragno in questi tre numeri. Le copertine erano di Jay Lee e fu una storia scritta da Fred Van Lente. C'erano diversi personaggi al suo interno che non esistevano più in America da un circa un ventennio, trentennio, quindi diciamo il lavoro, la parte positiva di questo lavoro è stato quello di riprendere personaggi e fare una sorta di restyling grafico. Questo ad esempio è White Rabbit, Coniglia Bianca, che doveva ritornare in campo con altri vestiti, altre sembianze, un altro tipo di caratteristiche. All'interno di questa miniserie abbiamo diversi tipi di personaggi, da Osborne allo stesso The Spot, sono tutti personaggi che erano un po' dimenticati a circa 30 anni. Quindi la parte positiva di questo lavoro è stata quella di fondamentalmente creare una sorta di restyling grafico, caratteriale, e poi condensarlo all'interno appunto di questi tre numeri, ambientati appunto quasi tutti a New York fondamentalmente. C'è anche Iron Patriot, Testa Martello, sono diversi personaggi abbastanza sconosciuti, diciamo. Successivamente, dopo il 2009, dopo il lavoro fatto su Mr. Negative, il lavoro successivo è stato quello, intervallato da un lavoro che fece per l'IDW, esattamente su una serie su GH, è stato Secret Warriors. Secret Warriors ha avuto un discreto successo di vendite, diciamo, perché ha visto al suo interno molti disegnatori. È una serie scritta da uno sceneggiatore molto bravo e abbastanza in voga adesso anche in America, è Jonathan Hickman, il quale narra fondamentalmente tutte le diatribe che c'erano all'interno dello SHIELD e i rapporti che c'erano con altre organizzazioni di spionaggio come l'Hydra, a capo di Nick Fury fondamentalmente. Quindi sono tutta una serie di lavori Scusate, ti interrompo. Quando vedete i colori non corrispondono proprio a quelli che si vedono qui, quindi usate abbastanza l'immaginazione, sono delle belle tavole anche dal punto di vista colorato. I colori secondo me sono peggio quelli pubblicati che quelli vedete qua. Però questo è un altro discorso. Cioè, nel senso che il tipico colore americano è abbastanza. È abbastanza sparato, come, diciamo, abbastanza vivace. Quindi vedete, diciamo, ancora peggio. In alcuni casi ho messo i colori un po' per far vedere fondamentalmente come certe ambientazioni sono state trattate, dalla china al colore. Ho alcuni personaggi molto forti in questa serie, come ad esempio lo stesso Gordon. Quello che mi preme sottolineare è stato che nei vari lavori che ho fatto in Marvel, fino ad arrivare all'ultimo oggi, diciamo un anno fa, ho cercato di cambiare un po' impostazione anche narrativa, layout e griglia. Questo dipende sempre un po' dal progetto che mi veniva assegnato. Se prima su Mr. Negative c'era comunque un personaggio principale che aveva comunque un passato orientale, comunque era ambientato all'interno di un certo tipo di tematica quasi zen, ho cercato di privilegiare un tipo di narrazione che fosse un po' più schematica e lineare. Via via, man mano che mi sono avvicinato ad altri tipi di progetti, come appunto Secret Wars, come vedremo più avanti con Pantera Nera, ho cercato di privilegiare un tipo di narrazione un po' più libera, ariosa, dinamica. In questo caso la volontà di modificare o comunque strecciare alcune vignette, inclinarle, era legata al fatto che comunque si trattava di progetti dove l'ambientazione era relativa comunque sempre a quello che succedeva. Mentre quando già lavori in un'ambientazione come quella di New York, è ovvio che i palazzi hanno un'incidenza molto forte sulla storia. Questo era un numero all'interno di una serie di circa 20 numeri di Secret Warriors, dove si menano di santa ragione ogni numero praticamente. Quello è l'obiettivo di solito. Sì, uno dei protagonisti è stato appunto Nick Fury in questa serie. Quindi si parla di spionaggio, di personaggi comunque, ognuno con un passato abbastanza burrascoso, un certo tipo anche di moralità, di cercare di venire fuori di numero in numero. Però dal punto di vista grafico quello che maggiormente mi ha lasciato, come dire, questo lavoro è la possibilità appunto di poter inchiostrare anche le mie tavole, cosa che successivamente, come spesso è capitato di dire, non è capitato fondamentalmente, perché il mercato americano presuppone proprio per i tempi molto stretti di pubblicazione che non sempre si riesce a fare tutto l'iter lavorativo.
quindi matite, chine, core, un'utopia, riuscirlo a fare 22 tavoli in un mese. Quindi questo è stato un lavoro abbastanza duro, perché matite e chine insieme comunque presuppone un certo tipo di lavoro, di dettagli e tutto. Però al tempo stesso, come vedremo nel lavoro che ho fatto su Mr. Terrific, per preparare le matite all'inchiostratore, fondamentalmente c'è quasi lo stesso tempo, si perde quasi lo stesso tempo, perché bisogna fare un clean up molto, molto dettagliato, molto preciso. In generale io ora interrompo perché sì, già sì, mi vengono le prime domande e volevo parlare prima di passare ad altre cose proprio di questo lavoro. La prima volevo sottolineare 22 pagine in un mese, così chi deve intendere intenda. La seconda, per cui diciamo, è un lavoro fatto in un certo modo che ha delle consegne molto precise, per cui tutto il talento, tutta la bravura che poi le tavole devono dimostrare, è come state vedendo, perché quelle a colori sono diciamo, abbastanza informi, quelle in bianco e nero riuscite a vederle abbastanza bene. Come vedete Gianluca non si risparmia da questo punto di vista, né dal punto di vista grafico né di composizione, per cui non solo vediamo i personaggi attivi all'interno delle pagine, vediamo una composizione abbastanza articolata, ma come vedete anche tutto quello che è lo sfondo è presente, è protagonista delle sue pagine. Quindi dico, la domanda si lega a questo, ora, a questo aspetto e quindi come ti sei trovato a gestire il tempo che avevi a disposizione e quale rapporto avevi con la Marvel, se ti facevano correggere spesso, se invece è andato abbastanza liscio per cui potevi anche esagerare. Esagerare significa mettere tutto, come vedete, tutti quei personaggi all'interno di pagine con delle scenografie complesse, e soprattutto che libertà hai avuto rispetto ai personaggi, perché come dicevi prima è stato, alcuni di questi personaggi sono ritornati dopo tanto tempo, per cui siccome c'è stato un restyling volevo sapere che libertà ti avevano dato rispetto al restyling, se è tuo oppure ti sono arrivate belle, le cose belle pronte e quindi dovevi rilavorare. Per quanto riguarda il lavoro del restyling dei personaggi, fondamentalmente mi hanno lasciato grande libertà. Se c'è qualcosa che non va, lo do, comunque ti stoppano immediatamente e dicono, cioè, guarda che sei un po' fuori strada. Per fortuna, nel caso come fu di Coniglia Bianco e altri personaggi, piacquero così tanto che ormai sono rimasti con quella veste. Quindi questo è anche stato un motivo fondamentalmente di soddisfazione, poter lavorare in così poco tempo su dei personaggi che poi sono rimasti tali, cioè a distanza dopo di 30 anni. Il fatto di lavorare in tempi così stretti spesso non ti lascia neanche il tempo, purtroppo, di studiarti un personaggio. Perché praticamente dicono oggi stai iniziando, domani già devi consegnare la prima, quindi capisci bene che tu sei impegnato sulla prima tavola, non hai il tempo di fare lo studio di tutti i personaggi. E quando si tratta di progetti molto corali come questi, in cui ci sono anche 10, 12, nel caso di questa serie su Mr. Negative, sono circa 15 personaggi da gestire, cioè mi sono dovuto fare la tabella con tutti i nomi e i costumi, sembra carnevale a casa mia. Quindi non è semplice riuscire a gestire tutte queste cose insieme, oltre poi dal punto di vista della narrazione che non deve mai venire meno, perché una cosa per me preponderante non è tanto il personaggio, ma quanto sarà anche la deformazione professionale, quello di lavorare molto sullo spazio, sul raccontare prima lo spazio e poi inserire dentro i personaggi, perché per me li vedo comunque affini, non parto quasi mai dalla strutturazione di un viso o di una posa, ma è il luogo stesso che mi darà quel viso e quella posa, quasi sempre. E questo è stato sia per il lavoro sull'Uomo Ragno che su quello per Secret Warriors. Diverso è stato invece l'oro su Pantera Nera, dove anche qui tempi strettissimi. Questo è stato un lavoro che è stato scritto da Jonathan Manberry con i colori di José Villarubi, che molti comunque apprezzano, un colorista molto bravo, che qui ho voluto dare a tutto, anche se non sembrerebbe, ci sono certe tinte, però ha voluto dare a tutta la serie una colorazione un po' anni 70, quindi colori un po' vintage per certi versi, con un certo tipo di atmosfera. La cosa bella di questa serie è stata quella di poter spaziare all'interno di quattro numeri in ambientazioni completamente diverse, ogni numero, con personaggi completamente diversi. Infatti c'è un numero che è completamente nella giungla, quindi Savage Land, poi abbiamo Shanna, Kazar, Zabu e altri
altri personaggi di quel tipo, Clau, il dio del suono, quindi questo mi ha influenzato anche quello che era la diversità degli spazi e il tipo di narrazione, abbastanza libera. Come potete vedere, ho cercato spesso di seguire quello che è l'andamento degli animali stessi, il loro movimento, gli alberi, in mancanza di muri, pareti, edifici, erano quelli che mi strutturavano lo spazio. Ovviamente poi questa diversità, questa giungla, quindi ha influenzato il mio modo di narrare, inevitabilmente, oltre al dinamismo di un personaggio come Black Panther, che qui appunto era una donna, la sorella di Challa. Quindi praticamente non c'era mai da sottovalutare anche quella che erano le sue caratteristiche comunque feline, una sorta quasi di gatta, appunto di pantera, che si muovesse appunto in questa giungla e interagisse con tutti questi personaggi. Un altro numero appunto vedeva protagonista Wolverine, quindi cambiamo completamente ambientazione, ci troviamo all'interno di una metropoli. A parte, se non ricordo male, c'è Natale, cioè sono passati comunque 3 anni da questo lavoro. Colori spesso purtroppo discutibili, però diciamo quello che era prevalente per me era comunque il disegno, quello che veniva fuori dopo, successivamente. Io, solitamente per mia deformazione professionale, non lo guardo il giorno dopo che ho finito un lavoro, cioè, anche perché so che verrà massacrato, però dico si va avanti fondamentalmente. Questo non l'hai inchiostrato? Questo l'ho inchiostrato proprio, sì. Quello che voglio dire è che pian piano cercato di sperimentare molto anche sull'inchiostrazione, mentre su Mister Nero, l'uomo ragno, cercato di lavorare molto sulla linea chiara. Man mano sono andato avanti, Pantera Nera, Secret Wars, ho cominciato a mettere molti più neri. Uno, perché Pantera Nera ovviamente presuppone che tu in ogni tavola c'è questo corpo estraneo, completamente nero, che si muove, e quindi mi ha fondamentalmente obbligato a lavorare un po' diversamente. E due, perché ho avuto man mano, andassi avanti, anche un po' l'esigenza di cominciare a ristrutturare le mie tavole, non solo con lo spazio, ma appoggiandomi sempre più anche alle masse di neri o ai mezzi toni, che comunque io cerco di mettere sempre. In questa serie, oltre appunto a Wolverine, abbiamo anche Vedova Nera, quindi è lo stesso uomo ragno, diciamo. Quindi diciamo, siamo riusciti a interagire in quattro numeri differenti, con ambientazioni differenti, personaggi differenti e tematiche diverse. Quindi è stato un progetto abbastanza impegnativo, fino ad arrivare poi a quello che è il lavoro di DC. Questo mi dicevi che è ancora inedito in Italia. Sì, Black Panther non ha avuto mai pubblicazione in Italia, diciamo, è stato l'unico tra i lavori che ho fatto in America, forse non è stato pubblicato. Anche G.I. Joe ha avuto una pubblicazione, sì. Riguardo invece al lavoro di DC Comics, diciamo, il rapporto tra Marvel e DC non è che sia molto differente, parliamo sempre di supereroi. Così come il rapporto con gli editor, con il meccanismo della consegna, è pressoché uguale fondamentalmente. Cambiano un po' i personaggi e le tematiche, a mio parere. Forse in Marvel potrei dire che i personaggi hanno un rapporto con la realtà un po' più vicino, più presente. Invece gran parte dei personaggi DC si muovono più nell'ambito del fantastico, del surreale. Fatta eccezione per alcuni personaggi come Batman e altri. Prendiamo Flash, lo stesso Lanterna Verde, sono personaggi che comunque appartengono a un certo tipo di emisfero. Il rapporto alla DC è nato tutto anche qui, il rapporto con gli editor, fece alcune sequenze di provini liberamente su un personaggio che mi piaceva molto, che era il Blaze. Fondamentalmente non era tanto per proporlo a loro, ma quanto per sperimentare l'utilizzo della mezza tinta all'interno delle mie tavole, quindi tinta e mezza tinta insieme. Feci appunto queste due tavole sul Blazer, presentai un editor a Mantua, un editor della Vertigo. Ovviamente chi di voi comunque legge fumetti capisce bene che c'è una gran differenza tra Vertigo e quello che pubblica fondamentalmente Wildstorm o DC Comics. C'è un tratto sicuramente più autoriale, in Vertigo, molto più caricato di neri, e spesso utilizzano comunque degli stili o degli stilemi molto più, come dire, meno legati a certi cliché americani fondamentalmente. Quindi io ero un po' distante da quel punto di vista, però loro hanno voluto darmi la possibilità di poter sperimentare questo tipo di stile fondamentalmente non tanto in Vertigo quanto in DC, proprio sull'universo un po' più
dei supereroi classici. Quindi il Blazer, diciamo, non andò a buon fine il provino fatto sul Blazer, però di aprire porte fondamentalmente per poter provare su una serie che in quel periodo andava molto, poi fu chiusa fondamentalmente, che erano Outlanders, sempre Vertigo, dove ho potuto lavorare inizialmente su questo, diciamo, simbiosi tra neri e mezzi tinta all'interno delle tavole. Ho cercato di mettere insieme neri e mezze tinte perché fondamentalmente io non volevo mai abbandonare quello che era il mezzo tono nelle mie tavole, cioè quella leggera gradazione che mi desse un po' di plasticità ai corpi e quindi al tempo stesso dinamismo. Perché il neronetto io lo vedo un po' come qualcosa di molto grafico che però ha il potere a volte di bloccare molto il dinamismo e il movimento dei corpi. Quindi avevo bisogno fondamentalmente di un qualcosa che non sovraccaricasse molto i personaggi ma gli desse sempre una certa plasticità. Quindi ho voluto sperimentare un po' questa mezza tinta insieme alla china che poi ho potuto portare avanti su Lois Lane, che è stato il primo lavoro vero e effettivo che ho fatto per DC Comics. Era un... a parte poi anche alcuni provini che feci su Green Lantern. Si usano matite? Sono le matite che ho fatto su Lanterna Verde, una sorta di crossover, anche qui, liberamente, non su una sceneggiatura, ho messo insieme alcuni personaggi che a me piacevano, come Hawkman, o lo stesso Lanterna Verde, Wonder Woman, mise anche Deadpool a suo tempo, che è un personaggio Marvel che mi piaceva molto. Appunto un crossover, Martin Manhunt, comunque cercando di far vedere un po' sia i personaggi che sia le città all'interno dei quali loro si muovevano. Queste sono solo matite, questo è un po' il clean up, come si presenta una tavola fondamentalmente quando si deve presentare per un inchiostatore che non sia, cioè, che non sei te stesso fondamentalmente, quindi devi dare tutte le indicazioni possibili, sia di segno che di gradazione, affinché l'inchiostratore abbia comunque tutto sotto controllo. Questo rimane sempre all'interno dell'ambito dei provini che ho fatto per la DC. Dopodiché, diciamo, il lavoro vero e proprio è stato Lois Lane. Lois Lane è stata una miniserie di 3 numeri scritta da Andy Lanning, che è anche un disegnatore, dove anche qui si riesumano alcuni violenti o cattivi del passato, tra cui tutti i Wildcats fondamentalmente, c'è lo stesso Grifter, Demon, Etrigan, sono tutta una serie di personaggi, molte Amazzoni come Wonder Woman e altri personaggi, dove come potete vedere ho cercato di mettere in atto un po' quella tecnica a cui mi stavo avvicinando, cioè quello di poter mettere insieme chine ed acquerelle all'interno delle tavole. Uno, perché memore del passato cercavo di limitare al massimo il compito del colorista, e due, perché volevo dare un po' di maggiore pienezza alle tavole, anche perché il bianco ormai non riesco quasi più a vederlo, però diciamo l'esigenza era quella di mandare almeno più informazioni al colorista e limitarlo nella scelta poi dei suoi mezzi toni. Sono tutte comunque anche qui tavole abbastanza libere come griglie, come potete vedere. A volte alternavo delle griglie più alla francese, quindi molto orizzontali, proprio perché avevo bisogno di grandi spazi. E l'andamento orizzontale è quello che maggiormente si confà a quello che è un tipo di scena dinamica fondamentalmente. Alternata vignette anche molto verticali, quindi griglie abbastanza libere. Su questo volo mi hanno lasciato sempre una grande libertà. Le sceneggiature americane solitamente sono... questo è il bello fondamentalmente anche di lavorare per il mercato americano, diciamo, ti lasciano ampia libertà dal punto di vista di regia, ti dicono fondamentalmente quello che succede, come ambientazione, come dinamica, però poi l'inquadratura fondamentalmente è tua, è personale. Quindi diciamo che sei un po' il regista in ogni tavola di quello che succede, quindi puoi con tua scelta personale caricare maggiormente l'attenzione sul personaggio rispetto a un altro. Quindi questa è una grande libertà che ovviamente in altri mercati come quello francese o italiano non si ha, perché lì la narrazione a mio parere è molto più preponderante. Questo ci arriveremo soprattutto verso la fine, dove
diciamo, si parlerà appunto degli ultimi lavori che gli hanno permesso anche di valutare questo tipo di aspetto, cioè, vabbè, dico, si può dire, sì, sì. Chiedo sempre ovviamente se si possono dire determinate informazioni, cioè, al momento sta lavorando per Bonelli, che è la casa madre, diciamo, italiana, dal punto di vista sia dell'avventura di un certo tipo di personaggi, su un personaggio che è abbastanza nuovo, ma ovviamente come linea editoriale segue il prodotto bonelliano classico. Ovviamente qualche giorno fa si parlava di come siano profondamente diverse le sceneggiature appunto libere di cui vi parlava, dove diventi regista della pagina, e quello invece che vuole da Bonelli, che è abbastanza preciso, perché questo aspetto cerca di curarlo più lo sceneggiatore, cioè di previsualizzare attraverso le parole quello che lui vuole, e poi il disegnatore si deve un po' attenere, scegliendo bene o male la recitazione e la dinamicità delle pagine, però con dei paletti molto più precisi. Queste sono comunque differenze che da un paese all'altro ci sono, e come già detto anche in Francia sono abbastanza rigidi su questo aspetto, perché gli sceneggiatori sono ovviamente spesso anche i detentori dell'invenzione di quel fumetto lì. Per cui decidono il bello e il cattivo tempo di quel fumetto. In America invece da sempre, direi, perché è nato il cosiddetto Marvel Style, per chi non lo conosce, appunto questo aspetto, cioè di condividere il fumetto e quindi la narrazione insieme al disegnatore, per cui lo sceneggiatore. È nata questa anche per un'esigenza di mercato, perché escono tante testate, per cui gli sceneggiatori spesso scrivono 2, 3, 4, 5 sceneggiatori contemporaneamente. Quindi danno molto più spazio ai disegnatori nel curare ovviamente la regia della pagina. Va bene. Sì, direi la differenza sostanziale è che, a mio parere, in Francia e in Italia, diciamo, lo sceneggiatore spesso ha molto più peso. Cioè la storia è più preponderante, i disegni sono... devono essere affini, comunque devono essere il tramite, il mezzo per quella storia. In America quello che vige naturalmente è la spettacolarità cinematografica, per certi versi anche dei fumetti, ecco, perché mi trovo anche più vicino a quello che sono io e quello che piacerebbe fare fondamentalmente. Per un disegnatore è il massimo poter comunque spettacolarizzare la scena, essere abbastanza libero. Ovviamente quando ti scontri con un tipo di griglia come quella bonelliana, a 6 vignette tutte quadrate, sei molto limitato e lì ti devi sforzare di trovare altri tipi di linguaggio. Qui queste immagini a sforno si vedono appunto in piani inclinati, vignette verticali, orizzontali, strecciate, diagonali, cioè è impossibile in Bonelli poter fare una cosa del genere. Già appena inclini un po' la linea orizzonte, io aspetta, raddrizziamo tutto. Personaggi che escono fuori dalle vignette non esiste, quindi è ovvio che un disegnatore deve cercare di trovare altri modi per uscire se stesso. E anche quella è un'ottima scuola, nel senso che ti sforzi a lavorare maggiormente forse sui dettagli dei personaggi, sulle dinamiche facciali, sul viso, sull'aspetto anche un po' più grafico della vignetta, perché essendo quadrata ovviamente non hai neanche lo spazio per lavorare sul primo, secondo, terzo e quarto piano. Cioè, quello lo puoi fare su una vignetta orizzontale, una vignetta quadrata è ovvio che già è tutto abbastanza compresso su un primo piano, al massimo su un primo piano e un secondo piano. Qui ci sono anche i layout, fondamentalmente sono dei layout abbastanza, comunque il modo di lavorare mio è quello di partire dalla sceneggiatura. Parto dalla sceneggiatura dove praticamente imposto già quello che è un layout di massimo, già questo è abbastanza definito, però solitamente io faccio dei piccoli thumbnails, diciamo, accanto appunto alla sceneggiatura, che mi servono fondamentalmente per dare in linea di massima quelle che sono i rapporti di massa, le inquadrature, il numero di vignette, i personaggi su cui voglio maggiormente porre l'attenzione. Dopodiché questa diventa comunque la base per la mia china, quindi il passaggio tra questa e la china, diciamo che è abbastanza veloce. Per chi non lo sapesse, i thumbnails sono dei disegni molto piccoli, cioè un piccolo storyboard schizzato. Piccolo storyboard schizzato
anche di 4-5 cm, cioè sì, molto piccolo deve essere. Poi ognuno ha il suo metodo, è ovvio, però dico, è un modo per rendermi conto immediatamente di quelli che sono gli spazi, i tipi di inquadratura che voglio dare, qual è la, ad esempio, la vignetta principale su cui voglio strutturare il resto della tavola. Quindi è un modo di lavorare comunque tipicamente americano. Invece quando lavoro per un mercato più standardizzato come quello italiano, francese, il mio modo di lavorare è cambiato anche lì ulteriormente. Riesco a lavorare direttamente sul formato originale, perché lavoro maggiormente sul dettaglio, direttamente sui primi piani e meno su quello che è l'insieme della tavola. Senti, volevo chiedere, appunto dal 2009 ad ora, bene o male quante pagine hai fatto? Per allacciarmi poi a un altro tipo di discorso. Ok. Si possono contare? Non si possono contare. Contavo tempo fa così, sommariamente 600-700. Ok. Ho risposto già a quello che volevo sapere. Sì, compreso anche provini, perché spesso ho fatto anche provini per il mercato francese. Quindi cioè, diciamo che il tempo sia per lavorare, per fare provini, è abbastanza compresso. Quindi anche fermarsi un attimo e poter fare anche una ricerca su se stesso, sperimentare, crescere, spesso è quello che ti manca, purtroppo, quando sei all'interno di questo meccanismo che ti un po' ti stritola. Perché diciamo, questa è una percezione, lo voglio dire io a lui direttamente, ovviamente è sua, perché ovviamente siamo qua a parlare del lavoro di Gianluca perché ci piace. Lui ovviamente è molto esigente, come lo è, bene o male, quasi ogni disegnatore. Però si vede molto l'aspetto autoriale delle sue tavole, anche nelle cose commerciali, ecco perché dicevo quante pagine, perché questo aspetto devo dire che non è stato mai perso, per cui anche diciamo, nella tua volontà di crescere, magari di fermarti a fare determinati altri tipi di sperimentazione, eccetera, eccetera, come già hai fatto con le tavole di Blazer, che poi ti hanno portato altri lavori, devo dire che comunque questo spettatoriale lo è abbastanza fuori. E la cosa che mi piace sottolineare rispetto a Gianluca è che un disegno di Gianluca, a prescindere dal 2009 ad oggi, si riconosce. Cioè io penso che se faccio la domanda a chi ha seguito, se siete qui bene o male, chi per curiosità o per chi conosce già il lavoro di Gianluca, questo viene fuori. Ed è un aspetto che devo dire che non riesco a immaginare, proprio perché non ho ancora visto le tue tavole bonelliane in un lavoro diverso da quello che è le tavole dinamiche, perché ricordo anche che ha lavorato Gianluca per un altro progetto in Panini, per esempio, con sì, diciamo che nel 2009 ho fatto alcuni lavori appunto X Campus. Per Panini ho fatto Cronaca del Mondo Emerso, diciamo, una parte di Cronaca del Mondo Emerso, Cronaca che chi l'ha letto era divisa una parte adulta e una parte un po' più giovane, lì io mi occupavo di disegnare la parte adulta. Ovviamente lì c'erano delle restrizioni a livello di stile, perché doveva essere un po' filo mangheggiante per certi versi, quindi mi sono dovuto un po' adattare a quel tipo di dinamica, con la sintesi della linea fondamentalmente. Ho lavorato in maniera diversa, incastravo sui lucidi. Okay. Quindi un altro tipo di lavoro, fondamentalmente diciamo che mi è servito anche quello per crescere, per arrivare ai lavori successivi. Sicuramente sì. Che per chi ha curiosità, credo che giù c'è qualche volume di questo, di questo lavoro più italiano, tra virgolette, più italiano. Di Gianluca. Sì, per avere poi in DC, come ho detto prima, il lavoro DC è stato appunto Lois Lane, il primo lavoro. Arriviamo. Mr. Terrific. Diciamo che tutto nacque dal fatto che nel 2011, diedero la possibilità di lavorare su questa serie di Lois Lane. Io accettai, iniziai, dopo un numero mi stopparono perché c'era la possibilità di far prendere parte a quello che era il reboot della DC, quello delle nuove 52 testate che partivano dal numero 0. Ovviamente mi hanno dato la possibilità di scegliere o continuare la serie su Lois Lane o iniziare subito, anche se con 15 giorni di ritardo, questa avventura su Mr. Terrific. Iniziare quindi con 15 giorni di ritardo, quando ci sono 30 giorni di fare 22 tavole, vedete bene che è tipo un massacro.
però era un'occasione troppo, cioè, troppo importante per comprenderla. Cioè, non c'era ovviamente il tempo di fare uno studio sul personaggio. Il personaggio è stato creato da Carly Hammer insieme a Jim Lee. Quindi sono stato catapultato immediatamente sul primo numero, quindi ho cercato di studiare il personaggio sulle tavole stesse. Cioè, immediatamente dal primo numero, la prima tavola già per me era il primo layout del personaggio, una sorta di storico. Quindi diciamo che ovviamente quel modo di lavorare è tipicamente americano, perché in Francia e in Italia i tempi sono molto dilatati. Cioè, un progetto in Francia di 52 pagine ti dà manco un anno di tempo certe volte. E in Italia mediamente un album bonelli di 100 tavole, dai 6 agli 8 mesi di tempo ci sono. Quindi capite bene, 160 tavole in 6 mesi di quasi una utopia.